Ciao a tutti amici, sono Amor Rouge e sono sopravvissuto. Questa è la mia storia su Dying Light. Bentornati amici su Dying Light in questo video extra. Noi continuiamo là dove l'avevamo lasciato. Mi raccomando amici, un bel mi piace, un bel commento se volete. Condividete il video tramite Facebook o Twitter. Fate vedere il video a un vostro amico. Fatelo iscrivere anche lui al canale. Detto questo amici, noi continuiamo. Eravamo qua. Allora, missione. Trova le bombolette di vernice spray. Allora, facciamo un breve briefing di quello che è successo. Stiamo facendo delle missioni extra. Ho sbloccato tutti i rifugi, come potete ben vedere, tutto bello verde, almeno nella mappa Bassi Fondi. Poi abbiamo anche la città vecchia. Comunque, e siamo arrivati a questa missione secondaria che non avevamo fatto nella prima parte. Allora, questa missione secondaria è questa. Trova le bom tre bombolette di vernice spray. Questo è quello che dobbiamo fare attualmente. Allora, abbiamo fatto, guardate questa missione. Vabbè, sostanzialmente, per farla breve, questo bellissimo personaggio, Errol, cosa ha detto? Ci ha detto semplicemente che possiamo scappare con lui via elicottero da ovviamente questa città qua. O almeno questo è quello che dice lui. Però per fare questo deve contrassegnare con delle bombolette la zona d'atterraggio dell'elicottero. Quindi noi dobbiamo trovare tre bombolette. Andiamo subito a cercarle. Tanto sono tra virgolette qua vicino. Guardate là, c'è l'indicatore a pochi metri. Allora, tre bombolette di vernice. Siamo praticamente al rifugio. Bisogna cercarle e cercare di capire dove cavolo sono. Perché dentro il rifugio ho provato, ma non si può. Non si può andare, ma ne abbiamo trovata una. Perfetto, quindi sono nascoste in giro per di qua. Bene, bene, continuiamo bene la ricerca e quindi guardando ogni piano. Bomboletta numero 2, amici. Trovata la bomboletta numero 2. Vernice numero 3. Tacchete! È stato abbastanza difficile trovarle, eh? Bene, comunque, sali sul tetto e usa la vernice per marcare l'area di atterraggio dell'elicottero. Perfetto, allora dobbiamo andare da tutt'altra parte. Esattamente là sopra. Ok, allora usiamoci questa bellissima corda. Sempre se riusciamo a prenderla. Ok, andiamo un po' più su, la prendiamo dall'alto. Eccola qua, vai. Vai. Niente, non la usa. Vai ora. Ok, adesso l'ho usata. Benissimo, ok, a questo punto muoviamoci in direzione del tetto, stando sempre attenti ai nostri zombetti. Sono pericolosi. Ok, allora muoviamoci veloce. Attenzione! Un agguato incredibile! Fottuti! Ecco, ho sbagliato, ho usato una cosa che era meglio non usare. Aia. Aperto a metà questo qua. Ok, sono usciti da qua proprio un tipo agguato. Va bene, ok. Muoviamoci verso di qua. Cerchiamo di completare la missione. Ok, allora, uno è qua. Usa la vernice. Scriverà help, mi immagino. Penso proprio di sì. Uno è qua. Uno è qua. C'è proprio scritto, guardate, c'è già scritto praticamente la H. Aia. Mannaggia. E poi rovini la scritta, vai via. Vai via. Uno sta cercando di fare una scritta. Vedete che non possiamo stare mai in pace un secondo in questo gioco, amici. Ok, e poi ce l'hai qua. Fatto, benissimo. C'è proprio la scritta help. Help, perfetto. Parla con Errol, che ovviamente è qua. Stiamo attenti a non farci male scendendo. Ecco, infatti, appunto. Andiamo da Errol. Segnato il tetto con la vernice.
Bene, c'è ancora una cosa. Nella scuola al secondo piano c'è un borsone in uno degli armadietti. Vorrei che me lo portassi. Dato che lo aprirai di sicuro, non c'è motivo di nasconderti che al suo interno ci sono 24,7 milioni di dollari. Un terzo di quei soldi è tuo, se riesci a portarneli. Perché non va a prenderla Edward? Lì ci sono troppi mordicarne. Non posso rischiare di perderlo. Saremmo del tutto indifesi. E quei soldi sono tuoi? Quasi tutti i depositari della banca non sono più esseri umani. Rubare da loro non è un crimine. Non hai mai preso il portafoglio di un mordicarne che hai fatto secco? Bene, infatti Recupero la sì. borsa, ma nessuno se ne va di qui finché non lo dico io. Quando tornerò con i soldi, userò la radio. È inaccettabile. Ma dovrei accettarlo comunque, perché non hai altra scelta. Sei peggio di Karim. Va bene, accetto i tuoi termini. Abbiamo aperto uno scassinare difficile, tra l'altro, prima di andare a recuperare il borsone di Errol. Un bel sacchetto e poi ci abbiamo la solita mazza. Va bene, insomma, andiamo a recuperare questo borsone di Errol. Ok, entriamo nella scuola, ovviamente dal sotto. Dobbiamo trovare questo fantastico borsone di Errol. Vediamo cosa troviamo dentro, amici. Vediamo un po'. Bene, allora, qua zombie ce ne saranno parecchi, ce l'hanno già detto. Però è anche un'area altamente esplorabile. Cerchiamo molto bene. Guardate qua che schifo nelle docce. L'animazione è eccezionale, che è veramente. Siamo qua. Vuota, ma Niente. certo. Torna da Errol. Cioè, siamo entrati, praticamente dobbiamo uscire subito. Non è che Errol ci avrà fregato, eh? Chiusi. Credo che Errol ci abbia fregato. Dispiace, Crane. Non avevo scelta. Karim mi aveva avvertito di non farlo. Questo è Non è l'elicottero. come pensi. Ti avrei portato con me. Ho contattato la squadra di evacuazione mentre cercavi la vernice. Volevano sapere chi sarebbe salito a bordo e gli ho dato il tuo nome. Ora, io non so chi sei, ma loro sì. E mi hanno detto che non potevi andare. Quindi dovevo liberarmi di te in qualche modo. Non c'è denaro, almeno non che valga la pena menzionare. Mi spiace, Crane, ma devo salvare la mia famiglia. Vai sul tetto. Troverai alcuni oggetti che potrai usare. Non è ciò che ho promesso, ma non posso fare di meglio. Grazie per quello che hai fatto per noi, Crane. Buona fortuna. Bene, e abbiamo fatto questa missione secondaria. Alla fine, ovviamente, l'elicottero se n'è andato, anche perché non poteva fare diversamente. Comunque, dobbiamo salire sul tetto. A questo punto saliamo sul tetto. O almeno cerchiamo. Passiamo di qua e saliamo sul tetto. Ovviamente fatta. Ecco lì, un po' di gente. Un po' di gente. Ovviamente questa missione fatta durante la missione principale non avrebbe avuto senso che lui avesse preso l'elicottero e se ne fosse andato. Via questo. E via questo. Sto ancora vivo. Adesso non più. Prendiamo un bel po' di cose. Bene. Meno in questa puntata, oltre a fare le missioni, queste qua secondarie, avete visto un bel po' di macello. Ok, torniamo sopra. Cioè,
Andiamo sopra più che altro. Tra l'altro pieno di zombie veramente qua. Noto che praticamente adesso negli zombie ci sono in quasi tutti sono presenti sigarette oppure le catenelle. Non è ancora morto. Allora, curiamoci perché abbiamo solo 77 di vita. Recuperiamo qua le sigarette. Guardate qua. Morto. Abbiamo ammazzato tutti. Allora, qua ci sono delle scale. Lascia la scuola, perfetto. Torniamo sul tetto e vediamo cosa ci ha lasciato il nostro amico. Vediamo un po'. Errol voleva portarmi con sé sull'elicottero, ma quelli dell'evacuazione sapevano chi sono. Errol si è inventato la storia del borsone con i soldi per tenermi occupato mentre metteva in salvo la sua famiglia. Non posso biasimarlo. Ha detto di avermi lasciato qualcosa sul tetto. Dovrei salire a dargli un'occhiata. Andiamo infatti a vedere cosa ci ha lasciato. Ok, siamo sul tetto. Vediamo un po'. Salve, Gray. Com'è andata oggi? Insomma, carino. Pensavo che avessimo un accordo. Ora abbiamo un accordo migliore. Ma se mi vuoi sparare... Forse un'altra volta. Ti ha lasciato alcuni oggetti. Li stavo per prendere, ma poi ho pensato... No, Gray se li è guadagnati. Lasciali a lui. Bravo. Quasi simpatico, Karim. Quasi. Fino alla prossima. Buona fortuna, Karim. Appunto. Ok, 10.000. E sì, qua è la sedia di... Poveraccia, la sedia di Errol, va bene. Ok, vediamo un po'. Ci ha lasciato un bel po' di casse. Medikit, pacco di soccorso, un'altra bella cassina. Ci ha lasciato un bel po' di cose. Queste cose, razzi, ci avrebbero fatto molto comodo. C'è uno scassinare difficile, adesso lo andiamo ad aprire. Queste cose ci avrebbero fatto molto comodo. Ok, qua è finito il flare. Molto comodo nella missione principale tutte queste cose qua. Ok, vediamo di aprire questa scassinare difficile. Bene, l'avevamo quasi azzeccata. Un po' di più. Un po' di più. Ok, perfetto. Vediamo cosa troviamo dentro in questa bella cassetta. Una bella accetta. Non ci potrebbe fare comodo, magari. Anche perché il falcetto romano qua l'abbiamo preso, ma non fa tanto danno. L'accetta di ferro invece sì. Attenzione, c'è qualcuno forse che ha bisogno di un aiuto. Credevate che io fossi uno spuntino? Siete sbagliati, pochissimo. Ti prego, non lasciarmi qui! Ma no, vai tranquillo! Credevate che io fossi uno spuntino? Vi siete sbagliati, pochissimo. Ci ricadono le ambulanti. Grazie, amico. Qualcuno doveva dar loro una lezione. Intanto ci siamo presi un bel po' di punti, facendo questa missioncina qua veloce. E ci prendiamo anche la ricompensa. Benissimo. Allora, consegniamo il pacco di soccorso. Per noi? Grazie mille. Ci dà un bel po' di punti. Contano. E aumentiamo il grado di sopravvivenza. Grandissimo. Vediamo il fornitore cos'ha. Piccozza primitiva. Ma queste qua ce le prendiamo. Piccozza primitiva non ce ne facciamo niente. Va bene, allora. Abilità. Grado di sopravvivenza. Benissimo. Allora, possiamo sbloccare qualche altra cosa. Mani agili, impieghi molto meno per perquisire cadaveri. Ha anche una possibilità di trovare più bottino. Vai. Oppure c'è recinzioni elettrificate. Artigiani, imparo a usare con maggiore efficienza i progetti delle armi. A me piacerebbe fare questo.
Ok, amici, allora vi dico che per questo extra è tutto. Poi andremo ad affrontare le altre missioni secondarie nell'altra città, nella città vecchia, nell'altra città, ma per questa puntata è tutto. Proveremo anche la modalità zombie, anche se l'ho provata, ma non è che mi piaccia molto, non è che mi esalta molto attualmente, però ve la farò vedere, non vi preoccupate. Detto questo, per questa puntata è tutto e voglio ricordare come al solito iscrivervi al canale, mettere un mi piace, ovviamente commentare, condividete il video tramite Facebook o Twitter. Da Amo Rouge è tutto, ciao e al prossimo video. Amo Rouge ovviamente è sopravvissuto. Ciao a tutti amici sopravvissuti. Ciao, sono Amon Rouge, che ti ricorda di iscriverti al canale se già non lo sei, cliccando sul quadrato di fianco alla freccia rossa. Ma dove stai guardando? Sì, proprio lì, di fianco alla freccia rossa, nel quadrato di YouTube. Bravissimo, esattamente lì. Perfetto, ricordati di mettere anche un bel mi piace se ti è piaciuto il video e ovviamente di commentarlo, mi raccomando. Puoi anche condividere questo video tramite Facebook oppure tramite Twitter. Ciao e al prossimo video. Ciao!